Oggi sono qui non nella conduzione della Chiesa nella città, ma per la Chiesa nella città oggi, perché proprio oggi, 24 marzo, nella data in cui venne barbaramente assassinato l'arcivescovo di San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, si celebra la 31ª giornata dei missionari martiri. E allora noi vogliamo fare memoria di una missionaria ambrosiana, Suor Luisa dell'Orto, attraverso la sua creatura, Caixal, Casa Carlo, che aveva creato proprio per salvare dalla strada i bambini schiavi. E poi vedremo anche qualche numero che dice cosa sia nel mondo oggi la testimonianza della fede che porta qualche volta al tributo di sangue, al martirio, alla testimonianza, appunto fino al martirio. A Caixal io sono avuto la fortuna di collegare due dimensioni che per me erano quelle molto importanti, quelle della missione e quella dell'educazione. A Caixal, infatti, la mattina si cercava di fornire una scolarizzazione, una prima alfabetizzazione a tutti quei ragazzi che vengono chiamati restavek e che quindi sono, tra virgolette, definiti degli schiavi. Infatti sono a loro che vengono affidate tutte le mansioni nella cura e nella gestione della casa e quindi vengono spesso esclusi dal sistema scolastico. Quindi la mattina si cercava di dare a loro un'istruzione di base per poter poi permettere loro di frequentare la scuola pubblica, mentre nel pomeriggio Caixal era un luogo di aggregazione per tutti i giovani del quartiere, quindi grazie al centro banalmente i ragazzi avevano un posto dove fare i compiti, un tavolo su cui fare i compiti, un posto per giocare in sicurezza, lontano da quella che è un po' la strada e quindi da tutte anche le difficoltà che possono esserci per un ragazzo, per un bambino a stare appunto nei quartieri comunque di Haiti. E quindi si cercava appunto di creare un clima dove i bambini potessero tornare bambini. Piano piano abbiamo iniziato con l'attività del venerdì pomeriggio, che era quella un po' più ludico-ricreativa, e quindi gli animatori potevano proporre delle attività a loro piacimento: il calcio, il basket, i braccialetti, il canto, il teatro. E queste attività venivano fatte il venerdì. 300-400 bambini coinvolti, una quarantina di animatori, e poi pian piano le attività sono aumentate, quindi abbiamo introdotto una piccola biblioteca in un paese dove non ci sono libri e dove l'accesso a internet è molto limitato, e poi una piccola sala computer, quindi c'è una parte in cui c'è uno spazio dedicato ai giovani che possono venire a fare ricerche sia sui libri, sui testi scritti, preziosi perché ci sono praticamente solo fotocopie. Luisa, una cosa che faceva spesso era fotocopie su fotocopie anche per i suoi studenti perché non ci sono libri. Abbiamo fatto anche delle sessioni vere e proprie di formazione a questi ragazzi, in particolare agli animatori, su diverse tematiche. E Luisa era una delle protagoniste, insomma, della formazione. È il principio di Caixal. Piuttosto, diciamo che non viene dato il pesce ma la canna da pesca, quindi sicuramente gli strumenti per studiare, per fare delle attività. E quindi la domanda tipica quando si arriva a Caixal, dove quando ho fame non c'è da mangiare, ma se vuoi puoi far giocare dei bambini. All'inizio diciamo che le facce sono sconsolate perché dicono questi sono tutti matti. Però ecco, è nell'esperienza di far giocare i bambini, di organizzare delle attività, di promuovere, diciamo, dei giochi, delle esperienze educative, di far conoscere Haiti, il territorio. È attraverso queste cose che poi si innescano dei meccanismi di rinascita o comunque di voglia di anche
trovare degli escamotage poi per cercarsi una vita, per riscattarsi. Quindi ecco, questa gratuità dell'amore è vissuta nel senso concreto Kaishal, proprio in questo senso, e questa è la trasformazione, la rivoluzione che c'è. Nell'anno 2022, secondo le informazioni raccolte dall'agenzia Fides, sono stati uccisi nel mondo 18 missionari e missionarie, 9 in Africa, 8 in America Latina, 1 in Asia. L'elenco annuale di Fides ormai da tempo non riguarda solo i missionari Argentes in senso stretto, ma cerca di registrare tutti i cristiani cattolici impegnati in qualche modo nell'attività pastorale, morti in modo violento, anche se non espressamente in odio alla fede. Per questo si preferisce non usare il termine martire, ma testimone. Le poche notizie sulla vita e sulle circostanze che hanno causato la morte violenta di questi 18 missionari ci offrono immagini di vita quotidiana, anche se in contesti particolarmente difficili, contrassegnati dalla violenza, dalla miseria, dalla mancanza di giustizia e di rispetto per la vita umana. Spesso hanno condiviso la stessa sorte dei missionari anche altre persone che erano con loro. Senza dubbio è stato per amore del Padre e dell'umanità che Suor Maria De Coppi, uccisa il 6 settembre a Scipene, ha passato quasi 60 anni della sua vita in Mozambico. E Suor Luisa Dell'Orto, uccisa il 25 giugno, 20 anni ad Haiti, dove era arrivata dopo aver vissuto la sua vocazione prima in Camerun e poi in Madagascar. Come ha scritto Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2022, i missionari di Cristo non sono inviati a comunicare se stessi, a mostrare le loro qualità e capacità persuasive e le loro doti manageriali. Hanno invece l'altissimo onore di offrire Cristo, in parole e azioni, annunciando a tutti la buona notizia della sua salvezza, con gioia e franchezza, come i primi apostoli. Perciò, in ultima analisi, il vero testimone è il martire, colui che dà la vita per Cristo, ricambiando il dono che Lui ci ha fatto di se stesso.